Siamo a Sanremo. Finalmente ci ha fatto un po' attendere, ma secondo me ne varrà la pena. Fabrizio Moro, benvenuto. Ciao. Ciao. È un grande piacere ospitarti nel nostro salottino, purtroppo solo virtuale, ma mi fa piacere perché mi pare che tu sia seduto, cos'è, un divano? Sì, sono in camera in questo momento, sono in camera qui a fare interviste da remoto e niente, ormai mi sono abituato a questa condizione, non possiamo abbracciarci, però ci vediamo, anzi ti vedevo meglio prima, adesso vedo due Fabrizi. Io vorrei vedere te, che sei anche bella, ecco, ok. Sai, la nostra regia decide che cosa è il destino di quello che tu devi vedere. Non mi piaceva questa condizione perché ti vedo comunque rilassato, cioè sul divano mi piace. Come fossimo a fare una chiacchierata, fai finta che sia sul divano di fianco a te e soprattutto dobbiamo chiacchierare della canzone che porti in gara al festival. Sempre se, ancora prima di chiacchierare della canzone, se tu la gara la senti? E questa è una domanda. Beh, la gara più che altro sento l'ansia della performance, perché c'è sempre lì un po' di paura prima di entrare, che si possano chiudere le corde vocali, che il cuore possa iniziare a prendere dei ritmi eccessivi. Queste sono le paure. L'ansia da competizione non mi appartiene più di tanto, perché proprio perché sono molto ansioso, quindi se inizi a pensare alla gara poi rischio di fare male, capito? Certo, è bello vincere, è bello arrivare nei primi posti, però la cosa più importante in questo momento soprattutto è, io spero che questo festival possa tracciare una linea definitiva su questo periodo così complicato per tutti noi, soprattutto per i musicisti che sono ormai lontani dal palco da troppo tempo, e si possa tornare presto a suonare, perché è la cosa che personalmente mi interessa di più. Andiamo invece adesso a fare il focus su questa canzone. Ti chiederei di raccontarci come è nata Sei Tu. Sei Tu nasce durante la stesura di una sceneggiatura del mio primo film da regista, che sarà nelle sale il 7, 8 e 9 febbraio. Un film scritto e diretto a quattro mani insieme a De Leonardis, che ha già collaborato in passato con Taviani, Marco Risi, Gabriele Mainetti. Abbiamo scritto questo film e, coinvolgendo Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, due nostri grandi attori, e durante la stesura di questo film, che è la cosa che mi ha sbloccato poi, non essendoci live, ci ho trovato tante canzoni dentro. Poi ogni volta che scriviamo i dialoghi, che scrivevamo le scene, comunque dentro ci andavano a finire sempre, ci trovavo sempre i titoli delle canzoni, delle nuove canzoni, le frasi, le liriche, le armonie. È stato un lavoro veramente impegnativo, ma per ora molto soddisfacente. Sei Tu nasce in quel momento e è una dedica importante, come mai avevo fatto prima nella mia vita. Ho già parlato d'amore diverse volte, ma ho parlato più che altro di cerchi indefiniti o di amori finiti male, quindi c'era sempre dentro un po' di tormento. Invece questa è una canzone d'amore positiva, in cui attraverso le parole che esprimo cerco di gratificare una persona che mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso. E questo è molto bello. E a proposito di ghiaccio, mi chiedevo, ma Fabrizio, ma che fisico ha? Proprio a livello di tenuta, perché da una parte, anche insomma, fino a qualche giorno fa, c'era la preparazione del festival e poi anche il lancio di un film, quindi si gira per la promozione, si fanno le interviste, quindi hai in questo momento queste due situazioni che immagino ti diano da fare già da due settimane. Da quanto sei in giro per la promozione di ghiaccio? Beh, per la promozione di ghiaccio sono in giro da una settimana, però questo è un lavoro che dura ormai, è partito due anni fa, proprio dall'inizio della pandemia. Marzo 2020 abbiamo iniziato a scrivere il soggetto del film e ci siamo ritrovati, insomma, in poco tempo. Fortunatamente abbiamo messo su un cast, una produzione, una distribuzione in pochi mesi, quindi c'è stato tanto tanto lavoro da fare in questi due anni. Ora è arrivato il momento, insomma, di raccogliere un po' di frutti
iniziando da Sanremo, però sai, ho avuto anche modo di scrivere tanto in questi mesi, perché ci sono stati dei momenti in cui non potevamo uscire di casa, ci sono stati dei momenti in cui eravamo attaccati a questo guinzaglio di acciaio inossidabile, proprio che ci ha privato per troppo tempo della nostra libertà, e quindi mi sono concesso il lusso di scrivere il possibile, perché è la cosa che credo mi riesca meglio. Arriviamo alla serata di questa sera, alla serata delle cover. Hai scelto una canzone che il festival lo ha vinto, che è Uomini Soli dei Pooh. Ti vorrei chiedere come mai hai scelto proprio questo brano. Al di là del fatto che è uno dei brani più belli della nostra storia musicale italiana, mi lega molto alla mia età adolescenziale, perché la cantavo ai matrimoni, e quindi mi chiedevano di solito il bis con Uomini Soli, e in tutti questi anni ho avuto modo di impararla bene. Speriamo di non sfigurare davanti al maestro Facchinetti, incrocio le dita. Assolutamente, scusami, mi ha fatto molto sorridere questa immagine, un po' come se tu non fossi un cantante professionista, quando si dice al karaoke, insomma, il pezzo, il cavallo di battaglia, no? Qui di Fabrizio Moro. Lo sentiremo questa sera. Era questa la fotografia che volevo dare, infatti è proprio questo, così preciso. Va bene, sono molto curiosa di vedere quale sarà ovviamente la tua interpretazione, come credo poi tutti gli italiani. Ti chiedo in chiusura, per non rubarti troppo tempo ancora, se sei riuscito, bene o male immagino forse non a sentire tutte le canzoni dei tuoi colleghi, ma una valutazione sulla qualità di questo festival, musicalmente parlando. Ma in realtà questa è una cosa che non ci si aspetta da noi, perché chi lo vede dal di fuori non riesce a capire che noi effettivamente poi il festival non lo guardiamo, cioè lo viviamo in un altro modo. Io ho sentito veramente pochissime cose, cioè ho sentito più che altro le persone amiche, i pezzi che mi interessavano, ho sentito Noemi, ho sentito Irama, Human, però mi mancano ancora diverse canzoni da ascoltare. Mi ha colpito molto una cosa che ci ha detto Amadeus, e in pratica io punto molto sulle canzoni e preferisco prendere magari un cantante non tanto conosciuto al pubblico e però una bella canzone, piuttosto che un nome altisonante che non ha una bella canzone. E questa è una cosa che condivido. Sono felice che gli ascolti lo stiano premiando, perché è un grande professionista, una persona di un'umiltà pazzesca e sta facendo veramente una nuova storia del festival. Grazie mille Fabrizio anche per questo tuo commento, grazie per essere stato con noi e soprattutto in bocca al lupo anche per il tuo cavallo di battaglia che sfodererai questa sera. Grazie a voi. Ciao Fabrizio. Ciao.